professor Giuseppe Crea, psicologo, psicoterapeuta, CTA, analista transazionale, in campo clinico, docente di psicometria e test all'Università Pontificia Salesiana ed è docente della SIFFA. Siamo molto contenti di averti qui, che ci parlerà la sua relazione e la qualità della coesione dell'intimità nella cultura del gruppo AT. Ti avviso, c'è quello di prima. Sì, grazie. Sono contento di condividere questa presentazione con il tempo che abbiamo a disposizione, penso 20 minuti, vero? Quindi è una ricerca sui gruppi che ha permesso di elaborare alcuni elementi a partire da ciò che potremmo dire è un bene comune, conosciamo il lavoro terapeutico all'interno dei gruppi e in modo particolare dei gruppi secondo il modello dell'analisi transazionale. Non mi soffermo molto sull'aspetto teorico dei gruppi, perché del lavoro di terapia di gruppo, perché possiamo anche parlarne, come non mi soffermo molto su quelli che sono gli aspetti indicati dallo stesso Berna. Però vado un po' avanti. Ci siamo. Vado sul. Quindi non mi soffermo sulla terapia di gruppo, secondo il modello di Bern, anche se questo già dal punto di vista della ricerca avrebbe già un impatto importante, perché la domanda, no, non vi devo annoiare nel quarto d'ora che penso ancora a disposizione, la domanda a livello statistico, comunque di quello che poi sono le terapie, le ricerche che si fondano su dei criteri oggettivi è di che cosa stiamo parlando. È vero che il tema è coesione e intimità. È vero che poi il tema è che cosa succede per la coesione e l'intimità all'interno dei gruppi di terapia, che hanno quindi degli obiettivi rispetto al processo terapeutico, ma è soprattutto vero che alla base dei nostri interventi c'è il modello dell'analisi transazionale. Vado al punto che è un po' la nostra novità, quello che abbiamo proposto, dico la nostra perché insieme con me c'è Mario Procacci che mi ha dato una mano, anzi io ho dato una mano a lui perché in contatto con i gruppi, quindi la possibilità di fare questa ricerca nei gruppi è stato grazie al suo coinvolgimento. Allora, il punto nuovo è vedere come all'interno dei gruppi di terapia le persone si distinguono, si differenziano su diverse variabili in rapporto a un modo di guardare al modello dell'analisi transazionale. Il modo di guardare al modello dell'analisi transazionale lo sintetizziamo da queste tre dimensioni che vedete scritte in neretto, che riguardano la cultura sociale del gruppo, poi la chiameremo anche etichetta di gruppo, la cultura tecnica del gruppo, che poi vedremo riguarderà gli aspetti tecnici della strutturazione del gruppo, e poi il carattere del gruppo, che riguarda la parte più legata al carattere individuale, come le persone si manifestano all'interno del gruppo. Tre categorie descrittive del gruppo come intero corrispondono agli aspetti del genitore, dell'adulto e del bambino. Faccio riferimento a questo volume
Verne, curato da Novellino, perché con un linguaggio diverso, quindi è il primo passo che io cerco di semplificare al massimo, si potrebbe dire che il gruppo, dalla prospettiva del modello dell'analisi transazionale, ha delle attività che possono essere legate a un codice interno del gruppo, a delle norme interne del gruppo, strutturazione del gruppo, e insieme alle attività ha anche un processo. Quindi attività, cosa si fa? Un processo, un procedere verso obiettivi che sono legati al cambiamento delle persone all'interno del gruppo, grazie a quello che succede al gruppo in quanto intero, in quanto insieme di gruppo. Ritorno alla novità della ricerca, che sono le tre dimensioni, tre fattori che abbiamo ipotizzato fanno parte di questo procedere del gruppo su cui si svolgono delle attività e su cui le persone si differenziano. Anzitutto la dimensione tecnica, dicevamo prima, è determinata dalla capacità di rappresentare in modo esplicito ciò che avviene dentro e fuori delle persone, per rendere il gruppo sempre più consapevole di ciò che avviene a livello interpersonale e intrapsichico. La ricerca è stata fatta impostando un questionario ad hoc con 20 item. 10 item sono rappresentativi di questa dimensione. Esempi di item per questa dimensione: in questa recente seduta, cosa ritieni sia stato più utile per te? Essere chiamato nel gruppo a negoziare i tuoi obiettivi di cambiamento, cioè a fare un contratto, oppure una svalutazione che fai di te e dell'altro o della vita, oppure ancora mettere in risalto dinamiche ripetitive, giochi psicologici. La seconda dimensione, che ingloba, ripeto, le attività legate alla dimensione e nello stesso tempo al processo di gruppo, è la dimensione della cultura di gruppo, l'etichetta di gruppo. La tecnè, dicevamo all'inizio, si collegherebbe un po' alla parte adulta. La dimensione sociale si collegherebbe alla parte genitoriale, un sistema di valori condivisi da ciascun membro basato sul contratto sociale di reciproco rispetto e accettazione delle caratteristiche personali e dei propri ruoli all'interno del gruppo. Un esempio di item: nella seduta, quanto ti sei sentito considerato e trattato come persona di valore, quindi per il tuo essere ok? A cui la persona risponde una scala Likert, quindi da 1 a 7 nel nostro caso. La terza dimensione, il carattere del gruppo, cioè la cultura individuale, che è rappresentativa soprattutto dell'aspetto emozionale, rappresenta le modalità arcaiche di autoespressione dell'individuo, quindi quelle prevalentemente tipiche del copione. Un esempio di item: nella seduta, quanto senti che nel gruppo ci sia stata attenzione reciproca alle emozioni. La ricerca fa parte, è l'inizio di una ricerca, di un progetto più ampio che stiamo portando avanti alla scuola del FIFT. Abbiamo avuto i primi dati che prevediamo di poter approfondire strada facendo. A partire dalla letteratura berniana, si ipotizza che il rapporto tra cultura, tecnè, cultura sociale e cultura individuale si differenzi a seconda del processo terapeutico. Tra i gruppi caratterizzati dal percorso formativo, quindi i rispondenti facevano parte
dei gruppi allievi della scuola che partecipavano alla terapia di gruppo e i gruppi che partecipavano a una terapia esterna, privata, sempre secondo il modello dell'analisi traslazionale. Questa differenziazione, a seconda della tecnè, della cultura sociale, della cultura individuale, avviene, ipotizziamo, a seconda dell'età dei soggetti, a seconda del genere, a seconda dell'attribuzione di utilità della seduta. Lo strumento di misurazione è un questionario, 20 item, 10 che misurano la dimensione tecnica adulto, 5 che misurano la dimensione sociale, l'etichetta, genitore, 5 che misurano la dimensione individuale, il bambino, la parte emozionale. I partecipanti sono di questi 12 gruppi, 5 della scuola SIFP, 7 di terapia di gruppo esterni privati. Tutti i gruppi seguono la terapia secondo il modello dell'analisi traslazionale. Queste prime analisi dal punto di vista psicometrico le abbiamo fatte, è il primo step, le abbiamo fatte secondo utilizzando la NOVA. La NOVA che è, diciamo, il primo livello di osservazione dei dati, quindi di confronto delle medie tra i soggetti che hanno risposto. Vado ad alcune conclusioni. Dal punto di vista della dimensione tecnica, mentre tra gli allievi della scuola sono gli uomini ad avere difficoltà a relazionarsi in una posizione di okayness, stiamo parlando della dimensione tecnica, quindi adulto, tra i gruppi privati, di terapia di gruppo privati, sono soprattutto le donne. Io cito solo qualche risultato perché mi è arrivato già il foglio, però noi ci possiamo chiedere perché nell'adulto, quindi nella dimensione tecne, sono più gli uomini che le donne, resta il punto interrogativo su cui il ricercatore si pone degli interrogativi e aspetta conferma da dati successivi. Vado più avanti. Rispetto all'utilità della seduta, quanto è stata utile la seduta? Allievi e privati concordano su chi attribuire l'utilità della seduta, entrambi al terapeuta. I primi nel sentirsi chiamati a fare il contratto, i secondi per la consapevolezza delle svalutazioni. Passo velocemente alla dimensione sociale, l'etichetta di gruppo, quindi la parte genitoriale. Sono gli allievi donne che tengono a considerare maggiormente membri del gruppo nel ricevere sostegno dagli altri. Da chi ricevi maggiormente sostegno per il lavoro che stai facendo nella terapia rispetto agli allievi uomini. Più avanti, gli allievi e i privati più anziani, quindi il fattore età, e più anziani nell'età e nella durata della terapia all'interno del gruppo, si percepiscono maggiormente in grado di fare un contratto per i propri obiettivi, così come si sentono sostenuti dal gruppo. Infine, come si differenziano le diverse variabili nella dimensione individuale, che è il carattere bambino che emerge all'interno del gruppo, la parte emozionale, la manifestazione emozionale all'interno del gruppo? Sono soprattutto le donne, sia nei gruppi della scuola, allievi, e nei gruppi dei privati che riportano punteggi maggiori negli aspetti emozionali tipici del copione. Mentre per la variabile età, sia tra gli allievi che nei privati, i più giovani di età percepiscono che nel gruppo ci sia stata speranza nel cambiamento personale, mentre e tra quelli che sono da più anni in terapia,
prevalgono modalità arcaiche di autoespressione. I limiti del lavoro, e credo che sia importante indicarli. Mi è piaciuta l'espressione che ho sentito prima, che se ci fosse stato Carlo avrebbe fatto un casino. Noi quando secondo le modalità online, quindi rispettando tutti i canoni previsti per una ricerca da fare con pazienti anche all'interno dei gruppi, però entrando con questa dinamica abbiamo combinato un mezzo casino, perché non volevano, perché non era il caso, per tanti motivi. Però, guarda caso, siamo in buona compagnia, perché chi fa ricerca all'interno dei gruppi, la letteratura ci conferma, ha questi problemi, sia per la diffidenza rispetto al cambiamento che si crea all'interno del setting, anche se i soggetti hanno risposto dopo la seduta, tornando a casa, quindi potevano collegarsi e rispondere dai loro via web. Ma c'è un altro elemento da tenere presente, lo dico en passant, ma fondamentale come limite a cui fare riferimento nel proseguo della nostra ricerca, che i risultati che noi otteniamo paradossalmente sono influenzati dalla coesione del gruppo. Quindi quanto più sono coesi, più si hanno degli effetti sulla ricerca. Per cui bisognerà tener conto anche di questo elemento, che a volte, insomma, ci crea delle difficoltà. Nel futuro cercheremo di essere più specifici nella nostra. Vi ringrazio per la presenza.